Oggi solo nel nostro paese oltre il 33% delle persone ristrette nelle nostre carceri lo sono per problemi e reati legati all'uso di sostanze e sono tossicodipendenti. Al Maschio Angioino, l'incontro nazionale di Elide, la rete dei comuni italiani per l'innovazione delle politiche sulle droghe, amministratori, operatori ed esperti del settore sono riuniti sotto l'esplicito titolo «Governare, non punire». È una rete moderna, fatta di diverse città, diversi assessori alle politiche sociali che hanno la voglia di rivedere le strategie di riattuazione di come affrontare l'emergenza delle droghe. E quindi non dal punto di vista repressivo, ma da un punto di vista educativo e di accompagnamento. Largamente condiviso il giudizio sul fallimento delle logiche repressive e securitarie verso le tossicodipendenze, è chiara la volontà di scegliere approcci meno ideologici e più scientifici. Ci sono purtroppo tante evidenze che dimostrano come l'approccio al tema delle sostanze e delle droghe basato sulla guerra alla droga e sulla repressione sia assolutamente fallimentare. Intanto, nonostante la guerra dichiarata nel mondo, i consumi sono aumentati e sono aumentate le sostanze di consumo. Il Consiglio ha approvato una mozione che chiede a noi come giunta di attivarci presso l'ASL con i nostri rapporti per verificare la possibilità di aprire una stanza del consumo sicuro e poi fare anche altre sperimentazioni. Spesso c'è ancora lo stigma del consumatore di droga come una persona emarginata socialmente. Abbiamo sempre di più nelle nostre città consumatori che sono invece pienamente integrati, persone di successo e che però hanno un tema a volte problematico anche. L'incontro è anche occasione di confronto tra le diverse scelte progettate o attuate nei grandi comuni che si fondano sull'esperienza operativa e sui modelli che già funzionano in altre città europee. Penso alla città di Atene, che peraltro è una città governata da un governo di centrodestra, da una espressione liberale di destra, che ha politiche avanzatissime di riduzione del danno con le stanze del consumo sicuro, con approcci che qui sarebbero considerati molto, molto di avanguardia, che lì invece sono la normalità. Penso a Barcellona, che ha le fumadore, cioè delle stanze in cui le persone che fumano crack possono farlo in un contesto presidiato da operatori, competenze sociali e sanitarie che ovviamente sono in grado di intervenire. Gli operatori e le operatrici che lavorano sul campo, che siano medici, che siano educatori professionali, sanno benissimo che l'approccio repressivo è fallimentare. Quindi praticando dei risultati un passo alla volta, spiegandosi bene con le persone, cercando anche di rispettare le paure e perché vanno prese sul serio, io credo che si possano raggiungere dei risultati, anche perché mostrare che all'estero queste cose funzionano penso possa convincere anche le persone più recalcitranti. Azioni ma anche strategie che mettono al centro la persona, i propri diritti piuttosto che il problema, sia con la creazione e il potenziamento di unità di strada che lavorano H24, sia per l'aggancio sulle piazze, sui luoghi di consumo o di spaccio, ma anche per un lavoro educativo all'interno delle scuole con i più piccoli o anche attivando percorsi di mutuo aiuto fra persone, fra reti familiari. Ci stiamo rifacendo alle buone pratiche. E soprattutto quella dello spazio comune, dell'utilizzo sicuro, soprattutto per i giovani può essere una risposta, no? Una risposta che dà sicurezza, che dà attenzione, che consente poi ai cittadini di poter essere vicini a chi si trova in una condizione di fragilità e deve essere accompagnato e non represso.